Ciao ragazzi, bentrovati. Sono sempre Corrado Sorrentino, questo, quello del Giro di Sardegna. Oggi voglio portarvi sott'acqua per vedere alcuni dettagli della bracciata a stile libero. Mettetevi gli occhialini e andiamo. Allora, partiamo dal presupposto che ognuno di noi è differente dall'altro, pertanto non esiste una bracciata ideale, ma esiste una bracciata ideale per ognuno di noi. E qual è la bracciata ideale? Secondo me è quella che in qualche modo ci fa percepire la maggior applicazione di forza che abbiamo disponibile mentre nuotiamo. Potrebbe essere una bracciata larga piuttosto che una bracciata stretta, ma come scoprirlo? C'è un trucco. Come vedete in questa immagine, l'atleta con la cuffia Atlantide deve uscire dall'acqua e per poterlo fare va a posizionare le mani con un'angolazione che è quella che gli fa percepire la maggiore applicazione di forza necessaria per poter uscire agilmente fuori dall'acqua. Una cosa che potreste fare è proprio questa: posizionarvi sul bordo, sperimentare nelle diverse angolazioni quale è la posizione che più vi fa percepire applicazione di forza e da lì scoprirete quale è la bracciata migliore per voi. Se questo video ti è piaciuto, puoi mettere un bel like oppure ricondividerlo affinché anche gli altri possano usufruirne. Per tutto il resto scrivi a coachcorradosorrentino@gmail.com e se vorrai io potrò essere il tuo allenatore. Ciao!